questo chiaramente è l'altro confronto forse tra i più attesi, soprattutto perché poi impatta anche sui costi, e quindi dalle sappie fatte dal gruppo Facebook è stata anche quella più gettonata. Allora, senza perdere troppo tempo, chiamo il primo vero esperto di marketing immobiliare in Italia, che è Antonio Rainò. Avete un servizio in meno, quindi se partite dal principio, no?
aumento il mio listino, sì, ma per dargli altri servizi. Senza i nostri soldi, io non spendo la televisione. Poi uno può discutere, Carlo, hai fatto male nella televisione, fate voi il mio mestiere. Se vi fidate che io fin qui l'ho fatto bene, se penso che andare in televisione è un'opportunità, da imprenditore ho impreso le vostre risorse e non ho visto il posto migliore. Se voi ne avete ritorno, datemi fiducia, se non ne ho ritorno, scegliete un altro prodotto. In effetti non servirebbe nemmeno giustificare, perché se penso che se fai pubblicità a una tua impresa, perché forse tu veramente hai pensato di poterla fare. Poi quanto questo impatta sul nostro investimento della tua impresa, questo poi possiamo aprire un discorso a parte. Io adesso volevo invece andare un attimo da Racioppi, mi ero segnato questo, visto che ci hanno detto che insieme alla cupola io dei Franceschini vorremmo fare una cosa strana, no? Che ne pensi invece di fare un portale pubblicitario fatto da agenzie in collaborazione? Allora, è un tema, però essere molto veloce partendo proprio da Spegni il Portale. Faccio una premessa, Spegni il Portale non era un'attività che io riconoscevo, era un'attività libera, nata all'interno del gruppo, e vi dico anche perché non la riconoscevo. Io credo che in molti casi c'è anche una responsabilità morale nei confronti di tutti gli agenti immobiliari. Dire Spegni il Portale, dire venite tutti sul mio portale, dire facciamo un portale con 20 euro al mese ha un senso se poi il costo-beneficio produce un ritorno. Dopo lo chiediamo a Renault, perché Renault oggi ha una funzione molto importante di presidente dell'altro, è il terzo, però volevo dire una cosa. Fare questo tipo di attività, costruire un portale, deve essere una costruzione di un progetto globale, che ha come fulcro principale la detenzione delle informazioni da parte degli agenti immobiliari o di chi tutela gli agenti immobiliari. Primo, deve essere un progetto organizzato che ha delle risorse economiche da poter investire. Noi abbiamo negli anni scorsi, nei mesi scorsi, visto delle esperienze di uscita giusta, giustificata dall'uno, i due, dai tre portali principali. Però questi portali in qualche caso hanno portato veramente dei gravi danni, perché chi ne è uscito per andare nei portali dove veniva consigliato l'accesso, quei portali non avevano visibilità. E quello che diceva Roberto oggi, costo-beneficio, era zero. È vero che io non pago più la pubblicità ad un portale, ma andando da un'altra parte dove non ho visibilità e i telefoni non mi squillano, oggi bisogna stare attenti, perché oggi gli agenti immobiliari ai quali per tre mesi non facciamo squillare i telefoni, c'è una buona parte che rischia la chiusura. Allora, il portale sì, Luca, ma un progetto di sistema. Parliamo oggi, io voglio oggi fare informazione con questo evento, voglio che noi oggi dimostriamo che cosa significa in realtà fare un portale. Allora, non voglio sponsorizzare Spegni il Portale, però non toglie che se dal gruppo, questo è un pensiero, no? Nasce spontaneamente una serie, io l'ho vissuta proprio in diretta, nasce una serie di iniziative tanto da creare circoli di pensiero, circoli di lavoro, 2 miliardi di mail, gente che propone, gente che fa progetti, è un'esigenza, sì, c'è. Allora, io non vado a mandare no, infatti, perché poi una preparata, tecnicamente, no? Gli elementi per costruire un portale, però veramente mi faccio squillare in diretta. Dove stanno? Perché se io riesco ad avere un confronto rispetto tra ciò che io posso e ciò che trovo sul mercato, allora questo mi dà una faccia, che è quello che dobbiamo fare stasera, cioè avere informazioni. Io devo fare un credito comportato? Quasi. Vedi che vuoi fare. Allora, no, perché altro io mi piacerebbe sapere come si, che difficoltà ci sono. No, era una battuta. Chiedere quanto costa un portale è un po' come chiedere a un agente immobiliare di Roma, Luca Caramaccione, quanto costa una casa a Roma. Quindi abbiamo una forbice molto alta. Comunque, per dare una risposta, parlo proprio per un caso recente, è un preventivo. Fare un preventivo per costruire un portale è già di per sé un lavoro, quindi parlo di giorni di lavoro, di confronto con il cliente. Era un portale semplice, quindi con delle funzionalità estremamente ridotte, tra l'altro un portale, diciamo, per una rete franchising, quindi senza il back-end che
che conosciamo molto utente di Immobiliare IT, di Casa IT, quindi con funzionalità estremamente ridotte, e ci aggiravamo come fase di costruzione del portale intorno ai 100.000 euro, quindi dai 100.000 euro in su. Ma la cosa importante è che non basta, cioè noi come società con la Socom, l'anno scorso abbiamo fatto un convegno a dire e c'era una parte del convegno che si intitolava il portale immobiliare con un cantiere sempre aperto, cioè un po' come la veneranda fabbrica del Duomo. A Milano c'è il Duomo che è sempre in costruzione, e il portale immobiliare è così. Non bastano quei 100, quei 200 mila euro per costruire la macchina. Questa macchina poi ha bisogno di lavoro sotto, ed è lì che veramente si assorbe il grosso dell'investimento, perché comunque parliamo di team di programmatori dedicati. Un portale cambia. Perché è un work in progress l'ultimo? Allora, un work in progress perché cambiano innanzitutto le esigenze degli agenti. Ogni giorno c'è la gente che dice: ah, ma io vorrei. Tu dici: beh, effettivamente questa cosa qua ci sta. Cambia lo scenario competitivo. Adesso è uscito iOS 8. Per noi vuol dire, per Immobiliare IT, vuol dire comunque rimettere mano pesantemente a tutta l'infrastruttura, capire, apprendere innanzitutto il sistema operativo. È uscito l'iPhone 6 Plus, quindi un altro breakpoint, scusate il termine tecnico, cioè un'altra dimensione nella scalabilità dell'attività dei siti. E il mercato è estremamente mutevole, quindi di conseguenza c'è bisogno. Cambia Google, quindi cambiano continuamente i protocolli di Google, e di conseguenza bisogna adeguarsi, perché magari si parla sempre di AdWords, ma in realtà tutti i portali investono cifre ingenti, non solo in televisione. Investimenti televisivi sono investimenti che portano la brand awareness, cioè la riconoscibilità del marchio, ma poi la partita vera si gioca magari anche su Google. Io vengo da Milano e se io digito di locale in affitto zona Bocconi, ho visto degli agenti che a cui questa ricerca interessa molto. Il primo risultato di un'agenzia immobiliare lo trovo a pagina 10 di Google. Fino a pagina 10 sono solo portali aggregatori, e di conseguenza è anche lì che si gioca una partita importante. Però attenzione, quando dico che gli investimenti che riesce a fare è che immobiliare, premessa, io non lavoro per Immobiliare IT, lavoro più che altro, lavoro per la concorrenza. Questo, mettiamo le cose in chiaro. Che anche Casa IT adesso è online con un bellissimo spot pubblicitario, no, per me c'è, cioè, giusto, non, magari non, no, non è che sono conosciuto, quindi certo. Però se Immobiliare IT vanno in televisione, e lo dico da uomo di marketing, lo fanno per portare un vantaggio ai propri clienti. Quanto costa? Ma il problema è, adesso ci arriviamo. Oh, quanto costa? Milioni di euro all'anno. Milioni di euro all'anno. Allora, volevo fare invece una domanda, scusate, voglio cercare di essere un po' trasversale. Abbiamo parlato di come fare i contatti. Io volevo chiedere invece a Michi, parlavamo di resa pubblicitaria, perché poi si legava a questo. Questi pure i trascorsi, no, del cercagata. Poi, veramente pensare che sia un'alternativa commercialmente valida ai portali per gli associati di AIF? Poi c'è un'altra, quindi facciamo un po' conto, lo teniamo solo di AIF o magari si riesce ad aprire al mondo? A me piace il giornale, è vero. Perché lo attaccano tutti, e come dicevo stamattina, lui fa il suo lavoro, quindi non togli più. Non ti spara nessuno, nemmeno io, perché noi siamo l'esempio della volontà della categoria di fare un portale. Quindi la categoria è un'associazione, perché è un'associazione? Oggi si parlava di incompatibilità, qualcuno aveva detto: ma è compatibile che una categoria, un'associazione che abbia un portale? Secondo me sì, perché
perché noi siamo quelli che devono dare anche servizi agli agenti immobiliari e favorire il business. Scusa, allora assolutamente sì, noi abbiamo società che fanno dei servizi per, se facessimo altro, probabilmente no, ma io lo dico sempre ai miei, noi non siamo in concorrenza con immobiliare.it, non potremmo mai essere in concorrenza con immobiliare.it, perché lui spende 10 milioni di euro all'anno, noi spendiamo 500 mila euro, 1 milione, quello che i bilanci dalle quote associative ci permettono. Quindi quando io parlo con lui, lui ride e dice dai, ciao, vai. E perché? Perché la nostra idea è lì si misura il senso, è che l'associazione non può fare business, questo sì, infatti il portale è gratuito, noi ci rimettiamo solo dei soldi. Allora, è quello che dicevo oggi, se tutti questi signori che sono qui dentro, miei colleghi, dicessero, e forse era quella l'ottica di spegni il portale, io non lo conoscevo neanche, l'ho sentito adesso, dicessero bene, di chi sono i dati, di chi è l'informazione? È mia, è di mia agente immobiliare. Cosa faccio? La riservo all'interno di uno strumento. Gli americani, la MLS e la vendita di Murdoch, che è NAR, 950 milioni. La cosiddetta. Ok, però l'hanno venduta agli agenti immobiliari, perché gli americani di buono sanno che hanno capito che è l'informazione che è il centro. Allora, noi abbiamo un portale gratuito, 250-280 mila immobili, 3200 agenti immobiliari, e mi dicono ogni tanto, molti contenti, altri mi dicono non funziona. Certo che non funziona, perché se dovessimo farlo funzionare come immobiliare.it dovremmo avere investimenti pari a. Allora, la domanda qua, poi stiamo in questo tema. La seconda domanda era? Ho voluto sapere se la lasciavate no, aperta. No, allora, io ho fatto anche lì, poi ci scontro adesso, non c'è più Valerio, ma io ho detto facciamo il portale non contro immobiliare.it, perché anche qui il saggio Barbato ci ha detto una cosa molto, molto logica, ce l'ha ribadita lui, se io investo 5.000 euro e il mio investimento di 5.000 euro ne ho 15.000, punto. Quello che invece io dico, e l'agente immobiliare deve prendere coscienza, che i portali del futuro, sempre più, abbiamo già fatto un convegno una volta, dovranno svolgere un'azione che oggi è quasi solo pubblicitaria, cioè noi abbiamo preso la carta e l'abbiamo digitalizzata. Invece nelle agenzie, perché io scusami la gioco, non sono d'accordo con te, anche l'agenzia piccola con un collaboratore deve sopravvivere. Io sono quella gente lì, cioè io voglio che, però il back office, il front office deve essere digitalizzato, cioè tutto quello che io offro al cliente, invece di fargli l'interrogazione, deve essere lì sopra, quindi una funzione di front end e di back office. Volevo appunto fare la domanda ad Atlas, che facciamo di male in frasca, ma manco troppo. Atlas, ma è così vero che lavorando con Atlas io, con la mia piccola agenzia, posso avere una visibilità tipo a quella di immobiliare, o quantomeno paritetica, per carità? Ho controllato l'orologio e tra un po' mi parte il treno, quindi ti direi che è una stronzata, per essere vero. Bene, è così, è un fatto mio. In realtà parlando seriamente è una stronzata, ma soprattutto il mercato italiano, così come tutti gli altri mercati, si fa presto a dire mercato immobiliare, nel senso che vendere, affittare, quale tipologia, dove, siamo in provincia, siamo in una grande città, è molto diverso. Diciamo che in generale non si riesce a fare concorrenza, ormai quella situazione che dicevo della vendita di locale Zona Bocconi Milano, pagina 10, il primo risultato di un'agenzia immobiliare, e fino a pagina 10 sono tutti portali aggregatori come Trovit, anche il nostro Immobilmente, Casait, Immobiliare, Attico, eccetera. Questa è una situazione in Milano, magari in provincia non arriviamo a pagina 10, possiamo arrivare a pagina 4 con il primo risultato di un'agenzia, pagina 3, ma sappiamo benissimo chi di voi quando fa una ricerca su Google per qualsiasi cosa arriva oltre la pagina 2. Questo è il nodo grosso.
AdWords è uno strumento estremamente, allora innanzitutto estremamente costoso, soprattutto nel settore immobiliare, perché comunque le parole dell'immobiliare sono pochissime, quindi non si riesce a aggiustare. Va benissimo per le cosiddette. La domanda era proprio lì, cioè no, tante nuove riesci la semplicità di fare come pagina. Allora, il discorso è questo. Adesso, ora come ora, con il peso che hanno quei 2, 3, 4 portali, perché poi ci sono anche dei portali locali molto forti, quelli per esempio legati all'editoria, quello legato al messaggero di Roma, eccetera. Cioè ci sono dei. Noi parliamo sempre di casa hit, di immobiliare hit, anche per mia fortuna, però poi ci sono anche dei portali locali da cui non si può prescindere, grazie a Dio, viva Dio, cioè non è che poi ci sia proprio questo duopolio, a livello locale ci sono delle realtà. E vista il ruolo che hanno i portali, ad un'agenzia non conviene andare a fare la gara su Google, quindi essere i primi sui motori come pubblicizza l'omonima società, essere primi in prima pagina su Google. La cosa importante è essere in prima pagina su Immobiliare Hit, perché è lì la vera arena competitiva. Tenete presente che i grossi portali, per un terzo all'incirca degli accessi, Carlo lo può anche un po' confermare, ormai sono accessi diretti, cioè chi cerca casa la prima settimana cazzeggia su Google, non scusate però è salto, la prima settimana sta lì a cincischiare su Google, dopodiché ha ben in testa che gli annunci immobiliari si trovano su Immobiliare Hit, magari scarica anche l'app di Immobiliare Hit, ha ben in testa Casa Hit, si registra. Quindi dopo un po' la ricerca di un immobile dura mesi, quindi dopo un po' di settimane da Google non ci passa neanche più, ce l'hanno i preferiti, inizia a digitare l'immobile su Google e si completa automaticamente, quindi bisogna essere lì. E poi comunque il portale immobiliare è la vera arena competitiva di un'agenzia, è lì che si fa la guerra con le altre agenzie e con quei pochi privati che ci sono sul mercato. Ritorno da lì un'altra volta, perché richiudiamo il cerchio. E voi come pensate allora che cerchia casa di contrastare i portali? Ma noi intanto abbiamo un sistema, perché la cerchia casa sono anni che abbiamo l'MLS Fiai, che è targetizzato Fiai, ma nella logica di quello che diceva Barbato, noi lavoriamo con, abbiamo 600 associati che sono aderenti all'MLS Fiai e sono contentissimi sul motore di Repla. Abbiamo tutta una serie di attività. Noi non pensiamo di arrivare a essere come immobiliare.it, bisogna che ci pensino i nostri associati. Io come associazione ho un bilancio di 2 milioni e 100 mila euro. 2 milioni e 100, no? A degli anni arrivo a 3 milioni, degli anni in base a come vanno determinate cose. Quindi io non potrò mai essere lui, ma io dico solo una cosa, che se gli agenti immobiliari volessero prendere coscienza di quello che è, hanno uno strumento gratuito, un MLS, hanno tutta una serie di servizi, l'associazione è di tutti, se lo vogliono fare lo facciano. È le informazioni. Le agenzie tante volte mi dicono i miei associati, ma c'è che a casa non mi è arrivato una cosa, oppure ma secondo me non funziona. Ah, io entro quando funziona. Io non sono un'impresa, lui è un'impresa. E poi sappiamo pure lui. Quindi se volete far funzionare una cosa vostra, a voi la palla. Ma voglio chiedere a tutti, questa è la mia ultima, ma poi passiamo alle domande del blog e chiaramente alle domande del pubblico. La domanda più gettonata dell'anno questa. È possibile inibire l'uso dei portali ai privati? Il fenomeno dei privati, e questa qui di Gerardo Paterna fa vedere che la quota privato verso intermediato
è uguale da quando ci sono le vacche grasse a oggi che c'è la crisi. Poi, secondo Gerardo, è 55 intermediato, 45 privato. Scegliete voi il numero. Poi io riprenderei, per me il 45 non intermediato c'è il settore del condominio, quindi non esageriamo, dire sempre che l'Italia è un paese fatto privato privato, per me è proprio così. Io conoscesse Gianno Paterna, che è uno studioso solo di questo, ogni anno pubblica una serie di report, oggettivamente molto significativi, molto accurati. Quindi, e vi assicuro io, ma credo che la vostra esperienza, no? Il privato non è nato perché c'è immobiliare T, perché c'è crisi, perché in questo paese ha sempre trovato il suo spazio. Qui prendo parole di Paolo, no? E se vogliamo far ridurre la quota privato-privato, dobbiamo noi proporci come servizio al suo posto. Quindi il fai da te, veramente, per me un punto base è, non voglio non rispondere alla domanda perché la riprendo, però è, attenzione, non è immobiliare T che ha creato il privato-privato. Non ci fosse immobiliare T, non ci fosse immobiliare T che permette la pubblicazione del privato, è la stessa cosa. Lui pubblicherebbe da un'altra parte, pubblica su subito. Non ci fosse internet, lo può. Provo a seguire un discorso che avete fatto, dico, perché Immobiliare T non inibisce la pubblicazione al privato? Io vi rispondo, mi piacerebbe essere così potente come ogni tanto vengo dipinto qua, non cambierebbe niente dal lato suo, farebbe spallucce, andrebbe dall'altra parte, però non voglio uscire da questo. Proviamo, vorrei fare con voi una cosa, non decentra come provocazione ma come riflessione. Chat dopo, perché sentire per me è la facile. Faccio un confronto con rispetto tra vostra categoria e venditore d'auto. Con rispetto. Allora, in Italia, le automobili, il valore medio dell'auto usata è 9.500 euro. È salito molto da quando gli euro 0 e gli euro 1 sono morti e vanno nei paesi dell'est. Una volta era molto più basso. Il 79% delle auto usate sono vendute tramite concessionario. 84% delle persone che comprano, mettiamoci in testa che adesso mi concedo sui compratori, se gli chiedi, preferirebbero comprare la concessionario, sapendo che costa mediamente 10% in più. No, dato di fatto, no? Finisco solo. Quello è un mercato di comunista. Ok, finiamo il discorso, aspetta. In Italia il mercato delle automobili usate per i compratori passa dalle concessionarie d'auto. Se faccio la stessa cosa per gli immobili, il valore è 182.000 euro, parlo media Italia, non penso che voi siete qui, sarete tutti ricchi di Roma e Milano. Normalmente gli immobili italiani non è che costano i 200-300.000 euro che costano qua. 55% secondo Gerardo passa tramite agente immobiliare, questionario commissionato da un gruppo di franchise importante. Lei A, comprerebbe da agente immobiliare professionale, B, comprerebbe da privato, C, indifferente, compro l'immobile. 7% ha detto che comprerebbe da agente immobiliare professionale. Quindi dico, caspita, sono due mercati frammentati, con tanti operatori, ma con dinamiche lato compratore molto diverse. Come mai succede questo? Mi sembra semplice, no? Automobili, che cos'ha in tasca il concessionario? Che cos'ha forte? Garanzia. No, c'è questo parolone. E questa cosa qui sugli immobili c'è? No, zero. Quindi dico, cosa succede? Che uno pensa che l'agente immobiliare è un extra costo, non è un servizio, mentre invece sul lato io lo riconosce. Ma non pensiamo che siamo un po' in un paradosso, c'è una cosa che costa poco, vale poco. Che è il Che prendo questo, per concludere, no? Allora, in questo momento, perché immobiliare T mette i privati? No, perché è giusta, è come domanda. Se voi prendete sempre più bilancio, vedrete 87% dei cavi da agenti immobiliari, 8% dei costruttori, tolto il banner, 2% dei privati. Il privato non è la mia fonte di guadagno. Lo metto, bravo Paolo, perché fa traffico. Ragazzi, voi comprate immobiliare T non perché io ho una bella maglietta o perché sono simpatico, perché genera risultati. Chiunque mi dica che lo fa per farlo per me, gli dico ci credo poco. Genera risultati. Come faccio a generare risultati? Devo avere tutti i compratori d'Italia. È quello che voi volete da me. Non volete altre cose da me se non i compratori d'Italia. Io per portare tutti i compratori d'Italia sul mio portale e non farli andare su un portale concorrente, devo dire io ho tutti gli immobili. Dove a lui quello che gli piace di più è l'immobile privato. Quindi si chiede a me, il privato è tattico, per me è uno strumento per generare traffico sul sito. Poi uno, quando è sul sito, non cerca il privato, poi aggiungo Immobiliare T non permette il filtro del privato. Lui cerca l'immobile, e l'immobile, ragazzi, l'immobile li pubblicate voi. Ok. Se l'immobile voleva avere la direzione.
Sì, su questa storia dei privati. Allora, prendiamo per buono il dato di Gerardo. Di Gerardo, ok. Prendiamo per buono, anche perché bontà sua è l'unico che fornisce questo dato. Non ho mai capito perché nei notai, nelle associazioni, nessun altro è in grado di fare questa semplice percentuale. Tanto privato o non privato? Vabbè. Prendete anche per buono il dato che vi dico io. Sui grossi portali immobiliari, potete crederci o meno, la quota parte dei privati si attesta intorno al 5-6%, non di più. E io l'ho verificato perché avevo preparato un altro convegno, non mi ricordo, forse per il Digital Reform, e avevo parlato di questa storia dei privati. Ho chiesto ai colleghi che gestiscono Attico di fare un'estrazione, di vedere quanti privati c'erano, e si attestavano intorno al 6%. Anche se siamo concorrenti, poi avevo sentito Carlo e lui mi ha confermato che anche Immobiliare IT si attesta su quella cifra. Quindi la cosa particolare è che sui portali i privati sono il 5%, 6%, fuori dai portali sono il 50%, e questa è una cosa che deve far riflettere, cioè, perché a parte il fatto che se noi... Fuori portali gli aggregatori... No, fuori dai portali, nella realtà di quel 55%, solo 55% tramite agenti, quindi 45% privatamente, dal notaio, dal notaio sono il 45%, sui portali sono il 5%, e questa è una cosa che deve far riflettere. Allora, adesso facciamo qualche domanda che vediamo. Adesso scende il microfono e parliamo con voi. Allora, cerchiamo prima le domande fatte direttamente al web, gli diamo precedenza perché hanno votato. Ragioppi, perché non abbiamo un portale associativo unico come Nusa? Ecco, io volevo fare proprio un intervento su questo. E tutto logico, Carlo fa questa esposizione supportata da Antonio, e anche Paolo ha dato il suo modello associativo. Non è detto che esistano solo questi modelli associativi. Attenzione, all'estero c'è un grosso connubio e una partecipazione tra imprenditoria e associazione. Paolo ha nominato esattamente quanto è successo due giorni fa con Realtor e NAR. Una cosa non abbiamo detto: Realtor e NAR hanno come soci dei partner economicamente molto forti. In Inghilterra si sono creati, e c'è adesso in corso, un bellissimo fenomeno creato tra imprenditori, associazioni, e con un fenomeno che si chiama crowdfunding fatto dagli agenti immobiliari. Si chiama Agents Mutual, nato con 5.000 soci agenti immobiliari che hanno partecipato per una quota del 30% di crowdfunding. Ora, io dico una cosa, è vero, verissimo, e la strada intrapresa da Paolo con il cerco casa e l'accoppiata con Rebat, secondo me potrebbe essere una strada da percorrere. Io ho una sensazione che su questo argomento ci debba essere un'unione di intenti tra le associazioni di categoria, perché già farne tre ha meno senso. Primo. Secondo, deve esserci per forza legato un MLS. Attenzione signori, c'è un bellissimo post di una persona che è Elite Immobiliare di Milano che confronta la rendita del portale con la rendita dell'MLS, con la rendita di altre attività. Io credo che è proprio nella gestione dei dati coordinata che c'è, nel media mix che si crea, ma soprattutto le associazioni chiaramente non hanno potenza economica per poter reggere la competizione europea. Questa competizione, Luca, perdonami, arriva dall'inserimento di capitali esterni, perché Mui non era di proprietà di Realtor, Mui ha il 20% di proprietà di Realtor. Realtor è stata furba a portare dentro un investitore così forte. C'è una provocazione, un poligrafo di portare, però situazioni di crowdfunding estese, popolari, potrebbero chiedere a Digi, perché non si riesce a creare un contesto come quello che allora, il punto è questo.
noi per natura, che parliamo sempre di esempio, io nasco a tempo magari sono di tempo, quindi noi siamo individualisti. E fino a là. Ok, bene. Fiai, fiai, facciamo il portale. E devo dire che insomma, per quello che è si muove anche benino, perché siamo a 6-7 mila, mi sembra di utenti 11 al giorno, insomma una roba abbastanza buona, insomma, per quello che è. Abbiamo una bella visibilità, siamo l'ottavo in Italia, ottavo nono portale in Italia, gratuito, tutti gli aspetti che i tuoi associati, è gratis, spendi il portale, spendi qua, spendi là, vado dove posso fare questa cosa, perché se domani da Giordano tutti gli immobili transitassero nel cerca casa o nel portale di tutte le associazioni, Giordano potrebbe indicizzare, fare la pubblicità sui giornali, fare quello che vuole, che purtroppo Giordano dentro il sito non avrebbe niente e noi con 0 euro ci faremo portare. Fino a qua ci siamo. Allora, il tema non è, ribadisco però, contro Giordano, lui fa il suo mestiere. Allora, io ho fatto una riunione con la consulta interassociativa dove ho detto metto a disposizione il cercacasa, anzi vi dico di più, lo dico anche qua, il cercacasa è uno strumento nato in FIAI per l'intera categoria. Chiaro è che se tu mi dici, guarda, io voglio fare il cercacasa, siccome pagano tutti gli associati della FIAI, se viene uno di FIMA, puoi capire che non posso usare i soldi della FIMA, corretto? Sì, ma FIMA c'è la sopportazione, no, scusa, no, di Anna, ma di parliamo di scusate, allora, no, perché parlavamo di... Allora, il concetto qual è? Che noi a disposizione lo mettiamo di tutti, gli imprenditori o di altri. Allora dico, siamo disposti a fare sistema. Idealmente noi come FIAI, siamo per l'associazione unica, siamo per il portale degli agenti immobiliari, abbiamo introdotto l'MLS già da anni, siamo disponibili a nuowe esperienze, anche di crowdfunding, nessun problema, però io vedo, e mutuo la lettera di Intiglietta due giorni fa, che sarà antico o moderno, ma comunque è un segnale che nel real estate c'è disagio anche per la crisi, FIAI c'è, è innovatrice, siamo distributori di prodotto prima di non-performing loans, lo distribuiamo anche noi, però facciamo fatica anche delle volte a relazionarci con le persone. Sì, ma il risultato, la parola che manca è la resa. Paolo, dobbiamo essere sinceri con questi signori. Chiediamo a loro quante telefonate arrivano dal certo casa da chi lo usa. Mai una mail, che cosa serve allora mettere l'annuncio sul cerco casa? Perdonatemi, tu sei il settimo cerca casa, sei il settimo portale con 6.000 visite giorno. Giordano, mi dici quante visite fai al giorno? 600. Ragazzi, 6.000 contro 600.000, di cosa parliamo? Diciamo la verità a questi signori. No, esatto, vorrei giungere solo un pezzo, no? Che Paolo, se anche io li voglio molto bene, non l'ha detta perfetta. Allora, oggi il cerco casa è gratuito e porta a casa 6.000 visite. Se vuoi portare 600.000, non può essere gratuito a pagare. Deve prendere, esattamente. Bravo, questa. Deve prendere i 12 milioni in televisione, gli 8 milioni di marketing online che hanno il immobiliare dati da voi e metterli in televisione e marketing online. Se no, non farà mai. Non è solo contenuto. Quindi vuoi dire che se tutti gli agenti immobiliari fanno un cerchia casa, un cerchia casa, prima è un portale nostro, cioè noi non otteniamo lo stesso risultato. Allora, il credo, il contenuto è re, basta avere il contenuto e si vince, è diventata una roba vecchia, e oggi nella scala competitiva ci vogliono le risorse. E voi potete avere tutti gli altri, dico, ma se li mettiamo solo da noi, non li mettiamo da neanche nessuna parte. Beh, allora subito avrà tutti gli annunci privati e così via. Le risorse vere servono, ma attenzione, funziona così. Cioè, sarebbe sbagliato. Se accetti il dibattito, io ti dico, tu se spendi 12 milioni di euro, siamo convinti, perché poi ci sono anche quelli che dicono internet gratis. Ci sono sul web, ma è tutto gratis, non c'è niente. Il portale deve sempre essere voluto, quindi c'è un costo di gestione. Ma se tu spendi 12 e io col cerca casa avessi tutti
gli agenti immobiliari e tutte le informazioni. Siamo d'accordo che quantomeno dovrei spendere 4? E se tutti gli immobili e i contenuti fossero su Cerca Casa, molto probabilmente la pubblicità arriverebbe a me, gli accordi arriverebbero a me. Cioè, è un sistema. Provo a rispondere, poi vedete che sono due pareri diversi, no? Certo, se chiedete a me se pensate di fare quello che fa il Mobile IT con la metà dei soldi Mobile IT, non lo farete. Ma non perché, attenzione, non basta il contenuto. Il contenuto c'è in abbondanza, quindi dico, non basta. E quindi allora ve la rimetto nel tavolo da imprenditori. Sapete, non è banale, no? Prendete i soldi che mettete sul Mobile IT, tali e quali, li mettete sul vostro, tanto mal che vada insomma zero. Due stemmi in mezzo, uno dovete fidarvi, dall'altra parte avete uno bravo come è stato il Mobile IT, o scegliete chi volete voi, perché sennò voi prendete le vostre risorse e mettete sul cavallo che non corre, è quella scelta vostra. L'altro è il tempo. Mobile IT è nato in 8 anni di lacrime e sangue, dove peraltro, Paolo, se voi 8 anni aveste fatto le cose che raccontate di fare oggi, magari non c'era bisogno di Mobile IT. Oggi Mobile IT è arrivato qua perché lavora duramente con persone che sanno fare il loro mestiere, con impegno, da imprenditore. Bene, valutatelo voi, continuo a dire, se c'è uno che offrirà un risultato di Mobile IT, legge di mercato, lo raccoglierete subito. La soluzione, il sogno, allora il sogno di fare le cose senza soldi è un sogno, lo dico proprio con me. Chiudo con questa, ha ragione Paolo quando invita tutti quanti a portare il contenuto all'interno di recinti protetti. E ho anche una visione un po' particolare rispetto all'amico Carlo quando dice che se noi togliamo tutto il contenuto lui riesce a dare visibilità. C'è da dire una cosa, che noi del contenuto ne abbiamo sempre il 50%, perché c'è un 50% di privati che comunque il contenuto continuerebbe a darvelo. Quindi l'importo economico, aspettate, ragazzi, l'impatto economico non lo sottovalutate, in internet non c'è nulla di gratuito, non ce la faremo mai senza un progetto organizzato, ma l'obiettivo, sapete qual è? Non è solo la visibilità sul portale, l'obiettivo è il coordinamento di tutto il progetto, l'MLS, il contenuto protetto, un servizio dato al cliente, un investimento che piano piano cresce perché noi continuiamo a dargli forze ad alimentarlo, è la costruzione di un progetto. E ancora una volta io invito alla compattezza il gruppo e invito a compattarsi le associazioni almeno su questi temi. Questi progetti devono convergere, separati i tre gruppi fanno poco. Volevo sentire per ultimo Reno e poi passiamo alle domande in sala, c'è una sola qua per... Mi ricollego un po' alla domanda tua prima dell'Alpost, che mi è rimasta un po' tronca la risposta, e poi anche a quello, mi torna però comodo perché mi aggancio a quello che ha detto Raffaele e mi scancio un attimo dal discorso portali. In che modo? Cioè, a me, nonostante viva di web, di portali, mi invitano da lavorare, mi diamo uno stipendio, tutta questa tensione nei confronti dei portali la capisco fino a un certo punto, nel senso che anche lì da uomo di marketing mi piacerebbe che i portali, che in una strategia di web marketing di un'agenzia immobiliare, i portali vengono vissuti come una comodità, ci sono, performano, come tali costano e vanno bene per la vendita, ma l'attività di un agente immobiliare non è legata solo alla vendita, è legata anche all'acquisizione, è legata anche alla vendita dell'agenzia, della propria professionalità. Allora in questo caso qui, così come sconsiglio AdWords per gli immobili, il consiglio che do, che ho scritto più volte sul mio blog, è anche quello di, e mi ricollego a quello che diceva Cioppi sui servizi, a quello che avevo sentito da Gigi, cioè createvi una specializzazione, pubblicizzate quella su AdWords, fate acquisizione con questa specializzazione, createvi voi un mercato,
che sia una specializzazione per zona, che sia una specializzazione per servizio offerto, che sia una specializzazione per tipologia di immobile trattato. Non vorrei dire l'ho scritto 3 anni fa di un libro, ma vabbè. L'ho scritto pure io, l'ho scritto forse insieme, ma stiamo là. Cioè, e dopodiché avete una strategia di web marketing che si bifoca. Da un lato ci sono i portali, costano, e tutta quella parte di vendita è in outsourcing. Dovete essere bravi a essere primi sui portali. Dopodiché, tutto il resto del web marketing, dall'AdWords, l'email, il blog, eccetera, vi devono servire per mettere la vostra professionalità. Spero di essere stato... Grazie. Allora, adesso passiamo, grazie a tutti, a domande. Io ho l'ultima per Giordano, come l'ultima. Siccome siamo 10.000, siamo potenzialmente in un grande gruppo d'acquisto. Ci fai lo sconto oppure... L'offerta del giorno, sono quelli presenti, sono sacrificati, 30 euro del biglietto. Allora, io ho iniziato 8 anni fa, no, sono tra i fondatori di Mobiliare T, quindi l'ho vissuto come percorso. Io 10 anni fa ho preso la mia valigetta, ho iniziato a bussare delle porte dove avevo delle persone, i ricchi, Bobby, non abbiamo bisogno, noi facciamo la carta ci genera tutto quello che vogliamo, ma costa un botto la carta. Io do visibilità, branding, tutto quello che volete. E mi sono preso tante porte in faccia. Prendevo la mia valigetta e andavo a cercare la porta. 10 anni fa facevo le convenzioni. Provavo con chiunque per conquistare visibilità e avere un argomento per fare una telefonata. Perché qua voi certe volte non vi rendete conto la difficoltà che io. Voi i vostri clienti li incontrate, vedete se non è contento, potete fare il filtro di se è buono o non è buono il cliente. Io a voi, per noi, vi chiamo con un telefono. Che dura, perché io non riesco a capire se voi siete interessati o non interessati. Pensate che battaglia io ho superato in questi anni. Le convenzioni a me erano uno strumento per avere l'aggancio alla telefonata, non la dico diversa. Oggi il Mobiliare T ha una posizione diversa, no? Oggi il Mobiliare T vuole valorizzare i suoi servizi. Non, per me è importante che il mio inserzionista riconosca quel che io faccio per lui. Mi dica attenzione, fa un annuncio e così via. Le convenzioni incondizionate hanno due difetti di fondo, no. Uno, con quale criterio distingo uno da un altro, no? Perché entra dentro un titolone, tutti quelli in questa stanza, beh, almeno non so chi c'era, no, tutti 10.000, beh, voi siete venuti qua, gli altri 9.500 non ci sono mica venuti. Quale sarebbe il criterio di giustizia, chi lo do a 9.500 e non chi invece oggi ha preso il suo sabato e ne ha investito qua? E okay. Quindi, vabbè, si ragiona però sui gruppi d'acquisto, esatto. E la logica, poi sulle convenzioni. Perché... Esatto, e da lì prendo un altro gancio, no? Dico, allora, la convenzione a pioggia, sconto 20%, 50%, o la vendetta però, sconto 20% non si applica più perché sarebbe discriminante verso un altro. Gruppi d'acquisto hanno nel DNA un concetto diverso, lì tornano appunto di, sai, poi quando è che ti dovete fare, quando c'è avuto vantaggio, quando le due parti sono contente. Cioè, e nel vostro ruolo, lo sentivo prima, c'è quel fine lì, non è che era solo uno delle due, no? E io dico, se uno viene da me, Carlo, ma io sul tavolo metto questo, concreto, pensate che non lo do ascolto? Pensate che se io non ho un interesse condivisibile con lui, non chiudo un accordo? E recentemente ho chiuso un accordo con un grande gruppo immobiliare, ma dove lui non è che mi ha detto, Carlo, per i miei affiliati fagli lo sconto, lui mi ha detto, Carlo, io pago per i miei affiliati. Sono questi, interessa? E dico, certo, ho preso la valigetta, perché sono passati gli anni, non è cambiato niente, ho preso la valigetta, mi sono seduto e mi sono confrontato. Di fronte a un'opportunità è nata una convenzione, no, è nato un accordo, è nato un contratto. Quindi il mio tema, se vi chiedete lo sconto per i 10.000, non chiedetelo. Ci sono i portali migliori che ne hanno bisogno, come ne avevo io 10 anni fa. Vuoi un accordo e non una convenzione? Ok. Domande? Volevo fare una domanda a Carlo Giordano. Volevo chiedere, visto che avete imposto la localizzazione esatta dell'immobile, come mai non impedite di pubblicare lo stesso immobile più volte? Non pensate che questo rallenti il processo di vendita? Bellissima domanda. Allora, grazie. Bellissima perché tocca due temi, no? Allora, innanzitutto
un attimo quindi freddo sull'imposto. No, immobiliare, chi è immobiliare per imporre qualcosa? E partiamo dal fondo. Allora, l'immobiliare è tenuto in piedi da voi, dal vostro abbonamento, indiscutibile. E voi mi pagate per avere un riscontro, perché arrivi un contatto. E qua c'è la distonia. Io, per fare in modo che voi abbiate un contatto, nonostante che mi paghiate voi, non devo fare contento voi. Devo far contento il compratore di casa o il conduttore se è una locazione. Quindi io ho un modello, io sono editore, classificato editore, però io non pago il mio giornalista che siete voi. Voi, i giornalisti mi pagano, voi. Per far contento il lettore, che chiaramente dovrebbe pagare, lui è una coppia che legge. Il lettore, se c'è una cosa, è stato detto anche prima, se c'è una cosa di cui è assolutamente determinato è location, location, location. Il suo metodo di ricerca è sulla location. Ma ve ne aggiungo un altro aspetto importante della location. Se volete dare una colpa a Immobiliare T, non è privato, proviamolo, ha comunicato al mondo che di offerte immobiliari ce n'è tanta. Aspetta, no, beh, ma non è mica, dimentica un attimo di prendere altre volte, no? Su Roma, appartamenti, togliendo le duplicazioni, appartamenti in vendita a Roma, 32.000. Quindi dico, un problema, rispetto al tempo in cui uno entrava in agenzia, vedeva il cartello, 16 immobili, 4 che potevano più o meno avvicinarsi, uno si poteva chiudere, lui utilizza Immobiliare T, vede migliaia di immobili, si registra su Immobiliare T, ogni notte gli arriva, c'è il tuo nuovo immobile, ma lui non deciderà mai. No, ci sono i signori, sai, no, come la signora che va nella boutique, vede 6 vestiti, 6 colori diversi, 6 altezze diverse, ci penso. Uccide il processo decisionale, il processo di offerta. Da lì ci siamo resi conto, dico, io sono un moto, fai iscrivere dove lui vuole vicino alla mamma. Così la mamma gli guarderà i nipotini, fighissimo. Lo vuole vicino al lavoro, disegna la sua via, perché se voi guardate le ricerche che le persone fanno su Immobiliare T, dove disegna, sono piccole. E finalmente si ritorna al modello che di immobili come le vuoi tu sono pochi. Perdonami, come concili questo con una mobilità sempre più frequente del cittadino medio italiano? Ma lui si muove, ma sa sempre dove vuole ricercare il suo immobile. Che lo sapete voi meglio di me, lui è convinto. E prendo le parole di Gigi, se lui non sa neanche dove lo sta cercando l'immobile, ma lui non prende. Da lì mi riaggancio, allora dico, per far contento il mio lettore, gli ho permesso una ricerca veramente spinta. Ovviamente la prima cosa di cui avevo bisogno è far vedere dell'immobile. Lui, nessuno vuol prendere 2 ore di permesso dall'ufficio per andare circa in una zona. Lui vuole essere sicuro che la visita la fa con un taglio giusto. E quindi noi, più che imporre, abbiamo premiato chi georeferenziava, perché corrispondeva come il lettore voleva trovare la sua risposta. Da lì nasce l'altro tema, attenzione caro, tutti quell'immobile, adesso che lo sai, perché vedi dov'è, siccome siamo in un paese che non ha l'esclusiva, hai pubblicati. Beh, innanzitutto chi sono io per decidere chi pubblica? No, quindi cosa faccio? Metto quello che ha messo più foto, quello che ha messo per primo, quello... Ma in questo momento è creato un eccesso di offerta. Beh, l'offerta si è creata nel mercato, quindi... quindi dico, se chiedete a me, ecco, ne approfitto, guarda, perché è la mia, mi metti 15. Allora, è venuto da me così, è veramente un messaggio importante, è venuto da me Samsung, no? E Samsung ha vinto con i televisori, vincerà con i telefonini e propone il tavolo touchscreen, no? E questa cosa qui viene dall'America, è una delle categorie che secondo loro può essere interessata, agli agenti immobiliari. Perché? Fa vedere gli immobili su, come anziché girare il computer, che sa proprio di poco, bello come... Ci hanno mandato il DVD, mi veniva a dire la videocassetta un po' vecchia, no, il DVD della ricerca che avevano fatto in America. In realtà la ricerca non era la tecnologia, ma c'era, il filmato è bellissimo, no? E agente immobiliare seduto al suo tavolo, persona che entra in agenzia, lui si alza, gli va incontro, no, saluta, penso prima loro due si siedono, ognuno dalla sua parte del tavolo. Di cosa ha bisogno? Penso ad Andrea e Gigi di prima, no? Di cosa ha bisogno? Inizia a spiegare, l'agente immobiliare si alza, prende la sua sedia a rotelle, la spinge e va dal lato del compratore. Lo strumento, la ricerca di Samsung è dire, questo è uno strumento non per far vedere gli immobili, no, ma per comunicare che tu lavori a fianco lui, non contro di lui. Togli la contrapposizione, perché a quel punto lì tutti e due si mettono alla stessa parte del tavolo. Il mio tema qui, qual è il problema di questo mercato? Che la contrapposizione, che qui abbiamo due di loro in contrapposizione, il cliente compratore è un pezzo difficile.
Il venditore riconosce il nostro lavoro, vede il tempo, vede la pubblicità. Il compratore percepisce solo che dopo 10 minuti del vostro tempo, perché lui vive solo per 10 minuti, gli chiedete un importo importante. Grazie, no. Io dico, il mio tema è: dobbiamo togliere la fattura sul compratore, ma quella prima fattura che va tolta è quella tra di voi come categoria. Il fatto che ci siano tre appartamenti uguali, venduti da tre agenti diversi, con un unico venditore, questo è un male di questa categoria, perché vuol dire che l'agente immobiliare non ha comunicato la sua capacità di servizio e la persona lo dà a tutti. Quindi io dico, ragazzi, non sarà mai, e qui chiudo il mio tema, immobiliare di un mezzo, io faccio media, pubblicità. 8 anni fa c'erano i giornalini, 12 anni fa c'era il Cresto del Carlino, tra 5 anni ci saranno Google Glasses, Apple Watch, o scelte voi quello che volete. Se sarò bravo, non sarò un dinosauro, mi reinventerò una tecnologia, se non sarò bravo, l'ho persa. Voi ci sarete ancora, in tutto il mondo voi ci siete, quindi non faccio un tema Italia, no? Però attenzione, la vostra scommessa non è vincere il media cambierà, lo sceglierete, ma vincere il rapporto con il vostro cliente. E il rapporto con il cliente lo fate ogni giorno facendo quello che fate da sempre, relazione e servizio. Se il vostro successo è pubblicare annunci su Mobiliare TV, è un po' poco. E questo è il mio tema. Perché abbiamo preso un po' noi agenti immobiliari, un po' i coglioni, sia da, di essere coglioni, sia da, da quello della banca e da lui. Vengono qua, attenzione, un fondo di verità c'è, perché il sistema qual è? Il sistema intanto è la condivisione. Lasciamo perdere per un attimo il portale, perché se noi condividessimo gli immobili con Barbato, con Antonio, con Francesco, con chi volete voi, però se noi facessimo base e nucleo sulla condivisione degli immobili, intanto il mercato l'avremmo regolato, perché se io e te condividiamo e lui, non mettiamo tutti e tre gli immobili, quindi primo cambio di mentalità e prima la collaborazione, poi gli strumenti, e qui ha ragione lui, è gli strumenti sono quelli che vengono, vanno, passano. I portali ormai, ripeto, sono vecchi, i portali italiani. L'accusa che io faccio a Carlo e anche a Daniele Mancini non è che il portale è caro o non è caro, che il portale italiano è un portale che non permette all'agente immobiliare di fare front desk, cioè la necessità di esprimere servizi, perché non lo potete fare voi, perché voi siete imprese. Allora cosa fate? Avete la pubblicità della banca, avete la pubblicità di questo, avete la pubblicità di questo. La necessità, a mio parere, invece di avere uno strumento in mano o in condivisione con l'industria, ma in mano anche agli agenti immobiliari, è perché è uno strumento informatico che non vende, che non fa le cose, perché se non lo sai usare, ma se non sei un professionista rimani uguale, quindi hai ragione. Però il portale deve diventare uno specchio sul mondo. Guardate che i ragazzi che oggi hanno 20 anni, 25 anni, fra 15 anni, 20 anni non fanno mica il giro delle agenzie, come una volta. Allora il tema è quale portale. Secondo me immobiliare.it, casa.it, nei suoi sistemi, cerca casa.it, possono già essere desueti per quello che è. Allora rimbocchiamoci le maniche noi e cerchiamo di non farci più. La giornata di oggi è fantastica proprio per questo, perché no, forse poi ci conosciamo meglio, no? Con anche tutte le altre realtà, e riusciamo a capire che poi alla fine vogliamo tutti la stessa cosa. Domanda, ciao, sono Alfonso Baldi, vengo da Battipaglia Salerno. Volevo più che altro fare una riflessione insieme a Paolo. Il punto è questo: noi abbiamo oggi un interlocutore che è un nostro fornitore. Ovviamente lui fa l'imprenditore, non possiamo chiedergli lo sconto. Perché chiedergli lo sconto? Lui oggi è diventato indispensabile per noi, lui lo sa, e ci chiede un prezzo. Nel momento in cui noi abbiamo un beneficio... Mi piacerebbe che mi desse più beneficio. Chiaramente. Nel momento in cui noi abbiamo un beneficio, lui dice, sei disposto a pagarlo? Sì. Punto. E fa l'imprenditore, guadagna. Il punto è un altro. Siamo noi che dobbiamo metterci nelle condizioni
che lui non sia più indispensabile per noi. Il punto è, e questo lo chiedo a Paolo, grazie, questo lo chiedo a Paolo perché lui ha il modo, secondo me, ovviamente lui insieme a noi, perché ovviamente siamo noi, Paolo è in noi. Faccio presente, abbiamo appena detto adesso che è un problema anche di qualità di investimenti. Certo, ma non sto dicendo questo, io sto dicendo una cosa, lui come ha fatto a diventare immobiliare.it? Lui ci ha dato quello che a noi serve, cioè il cliente finale. Dove l'ha preso il cliente finale? Il privato. È il privato che è il grosso flusso che lui raccoglie, e a un certo punto quando noi mettiamo l'immobile sul suo sito, il privato mette il suo annuncio, ma quello vende, ricompra. È uno che è un nostro cliente comunque, sia se vende sia se acquista, ma apre quel maledetto, quella maledetta o benedetta pagina, ok? E quindi diventa una vetrina per noi. Allora io dico a Paolo, che ovviamente siamo noi, Paolo lo rappresenta noi, è abbastanza grande per non presentarci in tutti i sensi, dico: perché non si è pensato di aprire magari cerca casa agli annunci privati? Questo che cosa? No, ma è un'idea, butto lì una, è chiaro. Allora è chiaro che quello è uno strumento nostro che serve a pubblicizzare i nostri mobili, ma se nessuno ci caga, scusatemi, che cavolo teniamo a fare? Ok, è più che una considerazione, passiamo un'altra domanda invece. Comunque noi andiamo. Buonasera. No, capito il senso. Ok, è una scelta. Paola Finini. Buonasera. Allora, io è da stamattina che sento parlare di condivisione, di MLS, di collaborazione. Quindi il signor Giordano? Il problema non è che Immobiliare non funziona, Immobiliare funziona benissimo. Io sono una sua cliente da quando Immobiliare costava meno di 200 euro al mese. Oggi per lo stesso risultato spendo 1.500-1.600 al mese. Signora, nella media lei ha tipica. Il mio inserzionista medio, sempre basta prendere bilancio, 127 euro al mese pago. Ok, andiamo avanti. La domanda è questa, siccome da oggi che stiamo parlando di condivisione, dobbiamo unirci, siamo un gruppo, eccetera. Allora, se 8 anni fa io pagavo meno di 200 euro al mese, eravamo pochissimi, ok? Perché oggi che siamo tanti, paghiamo tantissimo, un attimo, e per quale motivo, visto che abbiamo detto per creare questa nostra categoria dobbiamo coalizzarci tutti insieme in modo che il privato non possa trattare tra di loro, insomma, no? Giusto, stiamo pubblicizzando questo da stamattina alle 10. Io mi domando, se io e lei facciamo un contratto annuale dove io comunque le garantisco un determinato lavoro ogni mese, perché il privato che viene da lei una volta ogni 10 anni, ogni 15 anni, non paga nulla? Uno. Quindi secondo me è penalizzante per noi, perché il privato dovrebbe pagare più di quello che pago io per avere questo servizio, perché io sono un cliente suo tutti gli anni, le garantisco di poter spendere i 12 milioni di euro in TV, il privato no. Però ha risposto anzi prima, sì, dicevo che è una scelta. Sì, ma volevo capire, se più siamo e meno spendiamo, per quale motivo? Quando eravamo pochi spendevamo meno, adesso siamo tanti. Allora, i discorsi, no? Esatto. Il punto è più siamo, più spendiamo, l'altro è i privati, che mi sembra aver risposto prima, che è una scelta strategica. Due idee diverse, no? I privati in questo momento lo valuto male necessario. Se non li mettessi vi darei di meno. Poi è come quando vi obbligano a mettere il cinturino di sicurezza. Fidatevi che per il vostro bene. Facciamoli pagare. Signora, se li faccio pagare, non mi annuncio. È il braccino corto, è istantaneo. No. Secondo Giordano è un cane che si morde la coda. Se faccio pagare il privato, secondo Giordano, se faccio pagare il privato ho meno traffico, quindi a voi che pagate vi do meno inserzionisti, meno occasioni di business, meno visibilità. Punto. Questo è il discorso di Giordano.
tanto, lo faccio in considerazione. Passiamo invece all'altro tema, che è interessante per sé. Paolo, prego. Faccio un atto eroico di proprio di archivi. Diciamo, il primo portale in Italia ad aprire gratuitamente i portali, forse la Fede se lo ricorda, ai privati, scusate, è stato Attico, proprio con la gestione di Corazzo Como. Quindi siamo stati noi a generare questo malcostume, ma la motivazione, te lo dico solo così, per quasi come cenno storiografico, ma la motivazione fu quella che ha detto Carlo, cioè generare gratuitamente traffico che avrebbe portato vantaggio poi soprattutto ai nostri inserzionisti. Sentiamo Carlo, giusto con la domanda di Finini relativa sì, invece al. Qua ci sono due temi. Certo, il mobiliario ho iniziato io a implorare di essere comprato a 10 euro al mese, no? Con i no, e era una società interna. Allora, ragazzi, io, l'imprenditore, so come funzionano queste cose, no? Raccogli i soldi a qualcuno, investi per un certo numero di anni per costruire un'azienda successivamente. E quindi era un modello sostenibile, 10 euro al mese, no, e avevo abbastanza risorse per sopravvivere finché non sono andato in pareggio. Da quando sono andato in pareggio reinvesto tutto. Ovviamente diventando più grande, no? Facendo le applicazioni, facendo la televisione e così via. E il reinvestire aumenta il costo. E è un modello difficile, mi è chiarissimo, però io ribadisco, il tema giusto è rapporto, risultati su costo. Siete imprenditori, misuratelo tutti i giorni. Se non lo misurate, non state facendo bene il vostro lavoro di imprenditori. Finché il rapporto, risultati su costo è positivo, dovete cercare un migliore e andrà bene. Distruggere questo rapporto. Vorrei però, ecco, qui io in tutta la storia di Serial Gente ho visto un solo posto che mi riportava i risultati del ritorno della pubblicità. Perché poi vediamo che tante persone nemmeno monitorano quello che effettivamente ottengono. E quindi diciamo che probabilmente forse rendere qualche dato a questo proposito sarebbe opportuno. Allora per esempio il bisogno di Paterna che viene ci fa le sue bellissime cose, però sono tra stratosferiche e a me a Rocca Cannuccia non so che cavolo sta. Ok, passiamo un'altra domanda. Sì, buonasera, sono Andrea De Campo da Roma. Un'informazione, allora, indipendentemente dal costo dell'abbonamento, che per me mobiliare.it è il numero uno come portale, a me la cosa che più mi fa riflettere è l'inserimento degli annunci top, degli annunci vetrina, di tutte queste altre cose, che oltre al tipo di annuncio che uno deve fare l'abbonamento, deve fare anche la rincorsa alle altre agenzie per arrivare in quella famosa prima pagina. Cioè, io non è il fatto di pagare un abbonamento, è di pubblicizzare nel modo più adeguato un annuncio, una casa. Allora, se in un pacchetto ho 5 annunci top, 5 annunci vetrina, io devo sempre aggiungere più servizi. E poi c'è Gentrix che ora avete aperto, bellissimo, per me è un gestionale fantastico. Ci sta anche il monitoraggio degli immobili che andrebbe rivisto, quella è l'unica cosa che le dico che non funziona. Però avete aperto ora da poco alle misure, fantastico. Però rispetto ad altri colleghi, una volta che io aderisco all'abbonamento pagando 300 euro, 400 euro al mese, 500 euro al mese, in un momento di difficoltà mi devo vedere costretto a provvedere ad annunci top, ad annunci okay. Vetrina, non sarebbe meglio mettere un fatto insomma di... questa stucchevole differenziazione tutto sommato che dà un po' culta tanti operatori. Sì, però visto che non ha aiutato nulla, c'era il grassetto sui giornali, c'era mezza pagina, cioè, non è inventato. Io faccio l'editore, cioè ovviamente utilizzo il mio spazio e lo rivendo a chi è interessato. È un modo anche per permettere alle agenzie che vogliono investire di più verso a chi invece vuole investire di meno. L'accesso all'abbonamento è tra virgolette tenuto basso perché qualcuno investe molto di più per la visibilità. Comprendo, te lo dico. Ognuno è libero di valutare il ritorno. Se la del top si paga quei 30 euro al mese, è giusto. Ma come la visibilità, pago l'abbonamento, arriva un altro. Dopo io non ce l'ho più per la visibilità, allora cosa devo fare? Ma se perché non c'è la visibilità, c'è la visibilità. Siamo al discorso di Renault prima. Faccio un
No, dobbiamo anche cercare di chiudere perché tanti hanno veramente interrogato. No, ma per rispondere mi collego a chi vede AdWords come una possibile alternativa ai portali. Il fatto di essere, allora, se tu sei su Google sia come risultato organico, famoso discorso della SEO, dell'ottimizzazione per i motori di ricerca, eccetera, sia per AdWords, quindi l'ottimizzazione per i motori di ricerca non è un'attività gratuita e quindi diventa come l'abbonamento al portale. Quindi io faccio degli investimenti SEO, entro in Google. Dopodiché per salire nel ranking di Google spendo, metto mano al borsellino e spendo in AdWords. È la stessa cosa sui portali. Io pago l'abbonamento a Casa Mobiliare Elite, entro nel portale, miglioro il mio posizionamento organico facendo belle fotografie, facendo dei belli annunci, monitorando l'andamento di quell'annuncio, cambiandolo ogni settimana, di ecco, questo è il miglioramento organico ed è un po' paragonabile all'attività SEO che si fa su Google. Dopodiché, se voglio quella botta in più, allora ci metto la cornicetta gialla, ci faccio qualcos'altro. Quindi, da questo punto di vista, il portale, un po' come dice Carlo, mutua quello che si è sempre fatto in editoria, il grassetto, l'annuncio più grosso, eccetera. Però mutua anche molto il modello di business di Google, anche perché Google, a differenza dei portali, Google non guadagna dall'ottimizzazione per i motori di ricerca, perciò poi i vostri annunci delle vostre agenzie saranno sempre a pagina 10, perché tanto comunque ci sono davanti i siti molto più grossi. Google guadagna da AdWords, e invece se uno è bravo e se opera in un mercato particolare, in provincia o comunque su determinati immobili, può anche non aver bisogno del borsellino extra dei portali immobiliari, gli basta gestire bene. Una cosa che ammiro molto di Mobiliare It è quell'indicatore che c'è nel cruscotto, nel pannello di controllo, che ti dà l'indicazione del gradimento del... Ecco, a me piacerebbe sapere chi si lamenta del prezzo dei portali, eccetera, vorrei andare a vedere i loro annunci. E io sono molto... Vabbè, e questo è un problema. Allora, in pratica per avere una buona visibilità devi anche essere abbastanza competente nel saper lavorare con gli annunci, fotografie e quant'altro. Buonasera, intanto volevo ringraziare per essere venuto qua e confrontarsi al signor Giordano. Io ho lavorato in passato nel suo settore, per cui so che più ci sono numeri e più chiaramente è visibile il sito. E questo è il motivo, probabilmente, se ho capito bene, dell'accettazione dei privati. Per quanto riguarda i privati, a noi agenzie dà veramente fastidio trovare un cliente che pubblicizza a un prezzo più basso rispetto a quello che pubblicizziamo noi, in quanto fa conto di ricevere delle proposte senza agenzia e quindi si mette in concorrenza diretta con noi sullo stesso portale. Questo è il nostro problema principale. Se voi siete realmente convinti del prodotto che avete e che è un buon prodotto e credete che anche il cliente privato possa essere convinto di questo, perché veramente non farlo pagare un minimo come può fare HomeLayDays, per esempio, con un abbonamento annuale di 150 euro oppure 10 euro al mese, una piccola cifra? Non credo che sia quella alla fine che fa la differenza, perché se il privato crede alla potenzialità di immobiliare.it, i 10 euro non fanno la differenza. Okay. Grazie. Poi andiamo. Posso rispondere a questa domanda? Noi ad esempio, il nostro portale non c'è, il privato, siamo agenti immobiliari per forza. Vi rispondo io per lui, perché l'hanno già detto, fa traffico, cioè il tema che dico anche ai miei, anzi ringrazio Sergio Vitti e Gianluca Mezzetti che sono qui, che sono i veri responsabili del processo, del progetto di crescita di ricerca.
www.cercacasa.it, i privati fanno traffico e io dico sempre a loro e dico ai miei: non voglio un portale per gli agenti immobiliari, voglio un portale per il pubblico, perché se il pubblico non ci entra sul portale, noi abbiamo fatto mille cose, tutti gli agenti immobiliari ci dicono funziona, le commissioni, e così è il pubblico doce. Allora loro è chiaro che devono lavorare sul tema della visibilità, perché poi ricordatevi un'altra cosa, quello strano, visto che parlavamo di algoritmi, c'è un rapporto stretto tra agenzie, numero di annunci e ritorno sull'annuncio, cioè quello che si chiama tasso di conversione. Questi signori qui che hanno un milione di annunci, per forza che devono fare pubblicità per televisione, perché se smettono di convertire sono finiti. Allora il tema è anche questo. Poi io non accetto, Carlo, sai che sono diretto, io tutte le volte che vedo la tua pubblicità in cui è Immobiliare che mette in contatto le parti, io ti telefonerei, non ho mai telefonato sul numero privato, però molti portali, e qui anche noi dovremmo dire la nostra, molti portali dicono è Immobiliare.it che ti fa vendere casa, che ti mette in contatto, come quello di Idealista, il portale del privato, e noi andiamo su Idealista, i miei rilasciano le interviste a Idealista, il portale del privato, cioè ci stiamo avvitando su una roba, perché abbiamo perso l'obiettivo. Il punto non è il portale è uno strumento, ripeto, guardiamoci dentro noi, iniziamo a collaborare. Se le informazioni le abbiamo solo noi, per assurdo, non avremo neanche bisogno di fare pubblicità, perché se vuoi un immobile e ce l'ho io e nella mia agenzia, poi andiamo a distribuire come volete, perché dobbiamo fare tutto, siamo nel 2000. Però il problema veramente siamo noi come categoria, come gestione, come singoli professionisti siamo fantastici. Quando ci dobbiamo mettere insieme è problematica. Seguiamo certe linee, seguiamo la FIAE, la FIMA, il gruppo 6 immobiliare 6, e fate quello che volete, ma lo dico sempre, gruppi omogenei, non dobbiamo essere in 100.000, ma in una città, cavolo, bastano 20 persone, 30 persone. Bene, che si trovano. No? Allora, facciamo un applauso allora alla trasversalità del gruppo, perché qua alla fine è quello che è stato sentirci insieme con questa linea. Ringrazio Carlo Giordano, Antonio Regò, Paolo Righi e Enrico Raffaele Tocchi. Luca, aspetta un attimo. Ragazzi, Luca ha organizzato praticamente quasi tutto il format dell'evento. Penso sia doveroso fargli un grandioso applauso.